Ciao ragazzi e ragazze, benvenute in questo nuovissimo video haul! Oggi in realtà parleremo di acquisti che ho fatto io su Shein, ma molto random perché c'è un po' di tutto: casa, vestiti, cose per la casa, vabbè, un mix. E poi abbiamo anche un esemplare di Zeus che dorme. Ma si può? Boh. Prima di passare all'haul però voglio parlarvi assolutamente della scoperta che ho fatto qualche giorno fa, veramente wow, e parlo del sito Leti Shops, che è un servizio gratuito di cashback che ci permette di risparmiare sui nostri acquisti online. Esiste sia l'app che l'estensione browser, come vi dicevo è completamente gratuito, si riceve un cashback fino al 30%, quindi veramente altissimo. Funziona con tantissimi siti, con tantissimi negozi ed è veramente super semplice da utilizzare. Andiamo con il telefono e la scarichiamo insieme l'app per la prima volta. Come vedete, apriamo appunto il nostro App Store. Una volta scaricata, facciamo la nostra registrazione e una volta inseriti i nostri dati, come vedete, essendo un nuovissimo account, ci regalano 7 giorni di account premium, quindi il cashback è stato incrementato del 30% in più rispetto a quello base. Top. Una volta entrati nell'app vedete che ci sono tantissimi siti, cliccando in altro si aprono tutte le categorie e sotto ogni categoria vedete ci sono tantissimi negozi e ogni volta che vedete il negozio accanto c'è sempre un numeretto che ci dice la percentuale di cashback, come ad esempio Look Fantastic del 6.5. Ma facciamo una simulazione di acquisto appunto sul negozio di Shein, che è il nostro video di oggi. Clicco, vai sul negozio e come vedete praticamente dall'app ci mandano direttamente sul sito Shein. In alto ci dà l'attivazione del cashback, che è del 6.5, accanto vedete appunto il numeretto. Come vedete è semplicissimo e rapidissimo. Una volta attivato il cashback e fatto l'ordine, riceveremo i nostri soldi o sul nostro account o sull'account PayPal, perché appunto è compatibile anche con PayPal. Solitamente già facciamo i nostri acquisti e se possiamo risparmiare di più appunto avendo dei soldi indietro di cashback, perché non farlo? Quindi top, sono rimasta veramente sbalordita positivamente. Come sempre io vi lascio sotto nell'info box i link sia per scaricare l'app che per scaricare l'estensione browser. Io ad esempio acquisto tantissime volte sul telefono, quindi ho scaricato l'app, ma voi potete farlo anche da PC, è semplicissimo, è la stessa identica procedura. E ora passiamo all'unboxing! Yeah! Sono acquisti che ho fatto io con il mio codice sconto, quindi da sola mi sono applicata al codice sconto che come sempre vi lascio giù nell'info box, e ho comprato due umidificatori, non so, vabbè, comunque io li utilizzo per le essenze, di due dimensioni differenti per due stanze differenti. Questo qui forse l'avete già visto se avete visto il video del soggiorno della cucina. Scusate sotto l'autoambulanza, non so se si sente. E ve lo faccio vedere, ed è questo qui, praticamente comodissimo, è molto piccolo, cioè guardate rispetto alla mia faccia, scusate se guardo in là ma guardo l'inquadratura sempre, è molto piccolino però comunque profuma più il lato del salone che della cucina, per questo motivo ne volevo prendere un altro o comunque prendere uno più grande e questo spostarlo nell'ufficio dove sono ora. All'interno va messa l'acqua. Qui c'è un filtro, come vedete, che va cambiato, vi esce anche il ricambio, e sul davanti c'è l'attivazione, ovviamente dovete chiuderlo, e dietro si attacca o alla presa, che altrimenti non è che va così a aria. Mi sto trovando super bene, solo che appunto è un pochino piccolo, non riesce a profumare tutta la stanza perché è molto molto grossa. Lo stesso, ma molto più piccolo, l'ho preso per la camera. Questo qui non l'ho ancora aperto proprio perché volevo far vedere proprio l'unboxing da zero, e esce sempre imbustato come l'altro. Abbiamo lui, che è il cavo USB per attaccarlo appunto alla presa, e l'ho preso bianco, così
molto carino. Vedete, questo è il davanti, sì, questo è il davanti e questo è il retro. Superiormente c'è il tasto per attivarlo e lo spioncino dove appunto esce il vapore con l'essenza. All'interno è la stessa identica cosa, così. E sono soddisfattissima perché l'ho pagato tipo 5 euro e quello mi sa 10 euro. Funzionano benissimo e sono anche carini. Questo qui è molto molto semplice per la camera, non volevo qualcosa di molto particolare. Io li sto utilizzando in alternativa con le candele, anche se per me le candele non si battono, mi piace proprio l'atmosfera, il profumo che lasciano. Io sono malata di candele, quindi sì al diffusore, ma preferisco sempre la candela. Passiamo avanti con i cuscini. Ho voluto provare le fodere dei cuscini, sono rimasta sbalordita positivamente, e anche questo, se avete visto già il video, già l'avevo messi perché non riuscivo a non metterli. Parliamo di questi qui super pelosoni, vedete, ovviamente parlo solo della fodera, non del cuscino all'interno. Il cuscino all'interno già lo avevo e l'ho preso da Ikea. Questa qui è perfetta, è 45x45, quindi per i cuscini di Ikea vanno benissimo. È tutta pelosetta, l'ho pagata 4,50 euro, ne ho presi due e mi sono pentita perché volevo prenderne qualcuno in più, il divano è grande. Ma quando feci l'ordine, dopo poco mi montarono il divano effettivo che abbiamo. Quindi parliamo di qualche mesetto fa, solo che avevo l'ordine buttato in un angolo e mi dimenticavo sempre di farvi il video. Sì, lasciatemi perdere. Sono comodissimi, li ho lavati in lavatrice e non si sono mossi. Qui c'è la zip, si vede? Sì, si vede. E anche questi stra consigliati. Su Shein ce ne sono tantissimi, proprio tantissimi. E tra l'altro pelosetto così da Ikea veniva 20 euro, una cosa del genere. Alla fine ho detto vabbè, vado su Shein, se mi piace bene, se non mi piace amen. Però almeno ci ho provato. E invece devo dire, adoro. Infatti ne comprerò sicuramente altri anche per l'estate, perché voglio cambiare ovviamente in base alla stagione, mi piace cambiare tutti i particolari di casa. Passiamo ora agli indumenti per stare in casa. Se mi conoscete, ho una malattia per le ciabatte, cioè nel senso, mi spiego, che le distruggo. Dopo tipo un mese, due mesi, le mie ciabatte sono distrutte. Non so, forse perché cammino male, probabilmente, sicuramente, comunque le distruggo. E ho trovato queste qui in promozione, le ho prese sia per me che per Manel, non uguali ovviamente, e le mie sono queste qui, poco sobrie, sono super carine. Così ho preso la size L perché andava in size, hanno il buco ma sono belle alte e spero appunto di non distruggerle, perché io solitamente le distruggo sotto e poi mi escono i buchi e le devo buttare ovviamente. Le ho prese in previsione del prossimo anno, perché ora ho un paio di ciabatte che mi ha regalato la mia amica Vale, ma sicuramente il prossimo anno non ci arrivano, ma perché io sono così, cioè mi conosco. E le ho volute prendere appunto trash, leopardate, c'erano tantissime colorazioni, rosa, nere, marroni, beige, anche azzurre, verde acqua, ragazze veramente ce ne sono tantissime. E niente, alla fine ho ceduto sul trash, mentre per Manuel sono andata su qualcosa di molto soft. E parliamo di queste qui, adoro, sono super pellicciose dentro. Ho preso il 43-44, sono super comode, ma nella provate, oltre che super calde. E c'erano anche queste in blu e in grigio, e le ho prese grigie semplicemente per un motivo, perché Zeus è grigio. Il materiale superiore sembra tipo stoffa, però sono proprio belle piene. E anche queste super consigliate, ragazze, comprate le ciabatte da Shein. Io già ve le avevo consigliate prima del Black Friday per fare qualche acquisto, e top. Proprio perché non mi volevo far mancare niente, ho preso anche i pigiami. L'ho preso anche uno per me e uno per Manel. Povero Manel, io compro cose così e poi dico tieni, questo è tuo. E ho preso questo qui per me, quanto è carino, guardate quanto è carino. Allora, è tipo effetto seta, vedete, con queste zebre bellissime, così. È un sicuramente un tessuto molto molto leggero, ma come vi dicevo anche nello scorso video, non mettiamo pigiami
troppo pesanti, perché in casa c'è veramente molto caldo. Se esco fuori al balcone mi gelo e mi congelo, però in casa si sta bene. Quindi questo è il sopra, quindi una camicetta da notte, proprio con i bottoncini, mentre il sotto ha l'elastico in vita e casca sempre in modo molto elegante a palazzo, così mi piace tantissimo. Questo ho preso una taglia L perché io amo stare comoda, mentre per Manuel, sempre pigiama, stesso modello, è questo qui, tutto a righe, giallo e blu, stesso discorso, ugualissimo, soltanto appunto maschile. E ragazzi, ho preso questo perché mi ricordava il cartone Banane in pigiama. Vi ricordate quel cartone? Vabbè, forse che è degli anni 90, ma ragazze, mamma che ride, appena l'ho visto ho detto no, lo voglio, lo voglio, lo voglio, e infatti indossato sembra proprio Banana in pigiama, però morta. Il tessuto è lo stesso, quindi simil raso, la parte inferiore ha sempre l'elastico ed è così un classico appunto pantalone. Ho preso una L e gli va perfetta, leggermente larga, quindi per dormire al bacio, ma ovviamente la mia voglia irrefrenabile di avere vestiti non finisce qui, quindi ho preso anche vestiti e ho preso un leggings semplicissimo nero, pagato pochissimo, ho preso la taglia M, oddio, così, semplice, l'ho preso qui perché l'ultima volta l'ho comprato da Calzedonia e dopo due, tre lavaggi si era distrutto, anche se mia sorella si trova molto bene, quindi ora non so se è stato il mio fallato o boh, ho detto vabbè dai, per questo inverno lo prendo qui, però io solitamente ogni inverno compro un leggings in pelle, perché poi si fanno brutti con i lavaggi, cioè in pelle sottile, tipo, cioè avete capito, no? Nel pelle doppia, proprio sottile, così. Poi ho preso due maglioni, uno per me e uno per Manel. In realtà il mio non è un maglione, ma è proprio un gilet molto lungo, così. Io lo straamo, ragazzi, è veramente bellissimo, questa maniera. E questo ve lo straconsiglio, soprattutto se siete alte come me, perché è perfetto come lunghezza. Ovviamente sotto dovete mettergli sempre qualcosa, non è lungo da non poter mettere niente, anche perché poi di fianco ha gli spacchi, quindi no. E ho preso una taglia M, come sempre, mentre per Manuel ho preso questo maglioncino bianco qui, perché ama i maglioncini bianchi ultimamente, a collo alto, con questo disegno qui un pochino più intrecciato, qui più liscio, e la taglia è una L. E infine, da buona malata che sono, ho preso le ciglia finte, le mie solite ciglia finte, e sono malata, che devo fare, avevo l'ansia perché dico mamma mia, se poi tipo vanno sold out, e quindi ogni tanto le prendo, anche se ne ho tantissime, però si sa mai. E siamo giunti al termine, come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. E se vi va di seguirci anche qui su Instagram, dove siamo super super attivi, sia io che Bombo, un po' puzzoso, un pochino. Come sempre vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazze!